Ciao, allora sono qui per dirvi la vincitrice del mio concorso. L'ho appena chiuso e che dirvi? Sono emozionata, è strano, ringrazio comunque tutte le ragazze che hanno partecipato e mi sono piaciuti tutti i trucchi che mi avete proposto, però come tutti i concorsi ce n'è uno che mi ha colpito in particolare. E quindi voglio dirvi la vincitrice e poi aggiungere qualche altra piccola cosa. Allora, la vincitrice del mio concorso è XXX Mi Prize, spero si pronunci così. E voglio farvi vedere un attimo il tipo di trucco che ha fatto lei. Tolgo un attimo la musica, che tra l'altro mi è piaciuta tantissimo perché. Non so perché a me mi ricorda veramente i bambini. Vabbè, a parte questo, il trucco mi piace proprio. È questo qui. E è sui toni della prugna con un po' di viola e un po' di rosa. E mi piace veramente, mi è piaciuto veramente un sacco proprio perché quel tono di prugna, vinaccia nell'angolo dell'occhio mi piace un sacco. Poi è stata molto carina perché mi ha fatto vedere anche questi orecchini che peccato che non ho e starebbero benissimo con questo tipo di trucco che mi è piaciuto tanto. Comunque il suo video, a parte comunque questo, mi è piaciuto perché è stata comunque soddisfatto le cose che chiedevo. Tipo, vabbè, ha fatto vedere i prodotti, anche molte altre ragazze l'hanno fatto, però insomma ha parlato soprattutto di tenuta del trucco, infatti vedete che fa anche vedere comunque che usa Fix Plus, che ha usato il Primer Potion, e poi un'altra cosa, mi pare che sia più avanti. Ha fatto vedere anche parte la base, che io avevo chiesto anche comunque la base. Penso che sia stata l'unica che ha parlato comunque di una base liquida, perché alcune ragazze hanno detto addirittura niente base, o base minerale, mentre io credo che per queste occasioni, ecco qui, per queste occasioni sia veramente indispensabile un fondo comunque a lunga tenuta. Perché comunque sono occasioni speciali, sì, ok, io comunque sono assolutamente pro fondotinta minerale, perché ormai lo sapete, io uso solo fondotinta minerale, però per queste occasioni secondo me è proprio necessario questo, il fondotinta comunque a lunga tenuta, cioè lo userò praticamente forse una volta al mese, l'ultima volta che l'ho usato è stato forse metà gennaio, non lo so. O per San Valentino, no, per San Valentino no, perché ho lavorato, quindi neanche per San Valentino, penso a gennaio, quindi voglio dire, una volta ogni 3 mesi si può anche usare. Poi ho fatto vedere anche comunque il labbra. Vabbè, qui ho fatto vedere comunque l'illuminante, che qui penso sia quasi necessario. E per le labbra il pennarello rossetto della Kiko, le ho fatto vedere comunque qualcosa a lunga tenuta, davvero resistente infatti. E anche questo mi è piaciuto perché ovviamente anche qui ci vuole, tra baci, bacetti, eccetera, eccetera, è una cosa che ci vuole. Mi è piaciuto perché nonostante sia stato un video comunque slide di foto, io avevo detto che comunque preferivo il video come un video proprio. È stata molto molto precisa, ha fatto vedere i passaggi, ha fatto vedere i prodotti, quindi insomma basta, mi è piaciuto questo trucco, stop, mi è piaciuto veramente tantissimo, appena l'ho visto, non lo so, mi è piaciuto veramente tanto, ripeto, anche gli altri trucchi mi sono piaciuti un sacco, e infatti volevo dirvi che, vabbè, questa è la vincitrice del mio concorso, però non so, se vi può far piacere, visto che comunque stasera partirò, ho deciso di
usare altri due trucchi che mi avete proposto qui, uno per, insomma, per la partenza di stasera e uno per domani sera che andrò a cena fuori. E ho scelto allora per domani sera sicuramente questo di Ciotolinks, che a parte che Ciotolinks è una strafiga. Secondo me pure se si spiaccica sull'occhio un eyeliner verde pisello e sbava i contorni del rossetto, cioè, guardate qui, è uno spettacolo, questo trucco è veramente molto bello. E niente, non ho altro da dire. E questo qui, non so, spero che le possa fare piacere, lo userò domani sera che andrò a cena fuori. E mi è piaciuto veramente tanto, anche lei comunque ha parlato di rossetto a lunga tenuta, molto molto brava, comunque la seguo tanto. E quell'altro trucco che voglio usare per partire stasera era, vediamo un po', però li ho visti talmente tante volte questi video, che ho fatto un po' di casino. Magari se vado alla fine faccio prima, eh? Che dite? Questo sicuramente lo farò stasera per partire, che anche questo mi è piaciuto veramente tantissimo. Anche questo appena mi è arrivato mi è piaciuto un sacco, veramente molto bello. Poi fa vedere anche con gli occhiali e secondo me sta molto bene. E questo è di Mr. Julie Fee, penso si pronuncia così. Insomma, anche se non ha vinto, anche se Mr. Julie Fee e Ciotolinks non hanno vinto, spero le faccia piacere, che comunque userò i trucchi. Un'altra cosa che voglio aggiungere, molte ragazze mi hanno detto che non hanno fatto in tempo a caricare il video, e anche se comunque l'avevano fatto. Volevo dire una cosa, io comunque chiudo il concorso ma lascio aperto il video risposta, quindi se voi comunque avete fatto il trucco e volete postarmi il vostro video, a me fa tantissimo piacere lo stesso, voglio vedere quello che avete realizzato e comunque questi trucchi mi piacciono, mi sono piaciuti e quindi magari li posso anche utilizzare per altre occasioni. Allora, mi raccomando, AXXX Me Prize, che ha vinto, di contattarmi prestissimo perché se ce la faccio voglio spedirgli il premio martedì, quindi se mi lascia i suoi dati io gli spedirò il premio, inoltre la contatterò perché devo chiedergli ancora cosa. E voglio farvi vedere che cosa ho deciso, quali sono i prodotti che ho deciso di usare per fare questo trucco, adattandoli a questo tutorial. Allora, ho deciso di, tra i miei prodotti, ho scelto questo. Allora, prima di tutto, applicherò lo Skin Tone Corrector di Kiko, quello verde, che è assolutamente ottimo, anche questo l'ho usato un paio di volte per occasioni particolari, e devo dire che è fantastico, cioè toglie veramente i rossori. Ottimo. Ovviamente prima applicherò una crema idratante. Poi finalmente proverò il fondotinta di Dior Skin Forever, che mi era stato regalato. Questa non c'entra la mazzera per lavare la spugnetta Beauty Blender che userò per applicare il fondotinta. Qui ho il mio correttore di Kiko. Anche se non credo che lo userò perché facendo le corna non ho brufoli, adesso sta a vedere che domenica mattina mi sveglio con un bubbone sulla punta del naso e mi toccherà mettermi un naso da clown. Poi come correttore, diciamo illuminante per le occhiaie, voglio usare questo di Kiko, che è il Soft Focus, tonalità 02, che l'ho già provato, una figata, è veramente una figata perché veramente mi smorza comunque i contorni dell'occhio blu, cioè dell'occhio blu praticamente, e va piacevolmente nelle pieghette, come ho detto in un commento, cioè è praticamente fa un effetto riempitivo, anche questo usato ogni tanto non fa proprio schifo.
Allora, come base il Mineral e Shadow Primer Yes, poi come ombretti, che devo chiedere infatti poi un consiglio a voi, comunque anche alla vincitrice del concorso. Ho deciso di usare, lei usa un rosa, e ora ho deciso se usare questo rosa di Kiko, che è il numero 19, ed è questo qui, oppure usare, che secondo me era una gran figata, oro rosa di Trucco Minerale. Però non so, sono indecise, o le porto tutte e due, poi vediamo. Poi come viola, anche qui sono, a parte che ho veramente pochi viola, a parte nella palette, 96 colori, ma non voglio portare la palette, e non so quale utilizzare. Qual è il meglio? Forse quello centrale. Quello centrale è questo qui, che c'è nella palette di Beauty UK, è questo. Perché gli altri due, il primo è un po' troppo sul lilla. L'ultimo un po' troppo sul rosa. E come ombretto prugna, vinaccia, ho questo qui che è una figata. Questo qui che è di Elf, che è la della linea Studio. Questo qui, questo color vinaccia è questo qui, che la luce fa schifo, quindi sembra marrone, ma è proprio questo colore qua che vedete. Strafighissimo, sommetto. Poi vabbè, visto che l'hai usato anche piegaciglia, infatti, fantastico. Usavo piegaciglia, poi Essence Multi Action. Ah, per bagnare il ombretto di New Makeup, la Rugiada, lei usa una matita lilla. Io ho una matita viola, che è questa, la Long Lasting Eye Pencil di Essence, che è la... la 08 Touch of Glam. Purtroppo non ho un eyeliner in glitter rosa, inventerò qualcosa, fa anche rima. Probabilmente farò un impasto con la rugiada di Neve Makeup con oro rosa e farò una specie di eyeliner sopra, dovrebbe venire una figata. E poi come blush userò sicuramente creamy, perché è una tonalità secondo me che questo trucco ci sta una favola. Vediamo se riesco a aprirla. Questo qui è un pesca abbastanza shimmer, molto carino, però. Molto luminoso più che altro. Come finish, lei usa una polvere illuminante, io userò la Cipria Hollywood, che non ho mai usato, la provo. Come illuminante sotto gli zigomi, sopra gli zigomi, questo illuminante di Elf, che è Luminance. E per sopracciglia questo duo di Essence che mi trovo strabene. E poi volevo farvi vedere, cosa devo farvi vedere? Ah, un attimo gli accessori. Allora, per quanto riguarda gli accessori, ovviamente ho pensato di non mettermi una collana, perché se avete visto la camicetta è già abbastanza vistosa, quindi una collana, a parte che non si vedrebbe, e poi troppo, cioè con quelle ruche davanti mi sembra sprecata, quindi ho pensato di mettermi questo bracciale, che non è niente di, nel senso che è bigiotteria, non è argento, anche se queste pietre sono, mi hanno detto che sono vere, l'ho comprato in un negozietto che c'è qui in paese che li fa a mano, è veramente carino. E poi come orecchini pensavo di mettermi questi. Non si vedrà un cacchio. Che sono abbastanza semplici, però hanno queste perle di fiume che secondo me sono troppo carine. Sono fatte da questi tre fili rigidi. E sono fatte in questo modo, secondo me stanno benissimo. Bene, vi ho già rotto abbastanza le scatole con questo video perché dura un quarto d'ora. E niente, spero che la vincitrice sia contenta e le altre che non so vedere, mi dispiace. E niente, spero che partecipiate ancora al mio concorso, a altri miei concorsi quando e quando li farò. Vi ringrazio ancora tantissimo, davvero, e mi preparo. Alla prossima, ciao.